questa giornata? Molto bene. I bambini si sono dati da fare o anche le mamme, le maestre? Chi si è impegnato? Mamme, bambini e maestre, tutti insieme. Una bella manifestazione questa. Sì, bellissima, una bellissima giornata di sole. Quanto tempo ci è voluto per preparare tutti questi lavoretti? Ma non tantissimo, però con tanto impegno e amore. Una cosa fatta col cuore, dai. Giornata. Come sta andando questa giornata? Vi prendiamo. Ma sta andando, dopo la messa un po' c'è più movimento. All'inizio era un po' fiacca, però ecco, diciamo così. Che cosa avete preparato? Ma le mamme, un po' di tutto, c'è tutti i tipi, ecco. Dolci e anche oggettini, ecco. Oggettini da vendere fatti a mano. È una giornata che contribuisce a creare un po' il clima natalizio. Sì, sì, è un bellissimo evento, bellissimo. Ecco, anche perché tutte le scuole della città praticamente hanno partecipato. Sì, tutte le scuole in collaborazione hanno realizzato i vari oggettini bambini, sostenute dalle maestre e dalle mamme, e speriamo che poi venga riproposto come evento. I bambini hanno fatto i bravi? Sì, sì, i bambini sono sempre tutti bravi. Sono sempre bravi, siamo noi quelli grandi cattivi. Sono contenti di farsi le foto con Babbo sì, Natale. Tantissimo, tantissimo. E poi con Babbo Natale loro parlano sempre dei loro segreti. Una bimba è venuta prima e mi ha detto: Babbo Natale, oggi quest'anno non ho fatto tanto la brava. Senti, non ti preoccupare, il regalo te lo porto lo stesso, dai, su. Qui abbiamo il dolce per eccellenza del Natale. Che cosa state preparando? Qui ci sono le strippelle. Belle fatte dalla ormai famosa Antonella, strippella della solidarietà, cagionetti e tutti i dolci natalizi fatti dalle signore che fanno parte dell'associazione Un Buco nel Tetto. Tutto il ricavato andrà devoluto alle case famiglia di Vasto, alla Caritas e a Don Gianfranco Travallini per la fattoria di Michea. Li aspettiamo tutti, i prezzi sono buoni, li aspettiamo qua, grazie. Quindi sole, divertimento, solidarietà, non c'è tutto oggi a Vasto. C'è tutto oggi, anzi un grande ringraziamento vanno a tutti gli organizzatori, perché veramente questa è l'unica manifestazione forse natalizia che ci sarà in questa città, e veramente ci sarà da ringraziare tutti i volontari che hanno lavorato con un po' che difficoltà. Babbo Natale, come sono i bambini di Vasto? Sono veramente eccellenti, guarda, veramente, una cosa, bravi, proprio educati, ti passo a salutare, ora ci sono i selfie pure da fare, sai, facciamoci un selfie, procede tutto bene. C'è il selfie con Babbo Natale quest'anno. Babbo Natale, sì, il selfie con Babbo Natale. Vengono i piccoli o i grandi? Diciamo tutte e due, però diciamo che infatti è una bella iniziativa, rispondono in parecchi e speriamo comunque questa bella giornata che ci sia di sole oggi, che sia... che allieti un po' questo Natale anche per tutti quanti. Ecco, c'è tanta gente in piazza anche con cose molto semplici, però richiamano persone. Certo, sì, sì. Ripeto, sono iniziative che fanno bene soprattutto al cuore queste cose. Sono delle belle cose. Vi lasciamo a fare i selfie con i bambini. Va bene, ringrazio, buona giornata anche a voi. Giornata di solidarietà, di festa, festa prenatalizia. Che giornata è stata soprattutto anche per l'associazione Officina in Fermento? Ma per noi è stata una grande soddisfazione perché siamo nate da poco, la seconda manifestazione che organizziamo è stata un grande successo, grazie anche alla collaborazione con Enrico Clown, abbiamo coinvolto veramente tutte le associazioni Onlus, le parrocchie, le scuole e soprattutto la popolazione, siamo veramente contenti, è stata una giornata bellissima, il sole ci ha aiutato e... anche grazie poi alla Confesa del Centro, al Comune, al Consorzio Passo in Centro, veramente spero che insomma sia l'inizio di una grande serie, una lunga serie di manifestazioni del genere, perché secondo me Vasto se lo merita. Di solito si dice che a Vasto non si fa niente, oggi è la prova che se qualcosa si fa la risposta dai cittadini c'è. Ci vuole un grande impegno. Forza di volontà, impegno, l'obiettivo deve essere chiaro e soprattutto collaborazione, tanta collaborazione perché senza quella non si va avanti, assolutamente, la prova è tutto questo. È veramente una bellissima atmosfera, da stamattina anche il tempo ci ha aiutato molto per questa giornata.
veramente una giornata di solidarietà, una bella solidarietà. Lei prima ha detto una cosa bellissima, la solidarietà e la condivisione non ha colore. È vero, la solidarietà, la condivisione non c'ha né colore, né appartenenza, né religione, è solidarietà e basta. È solidarietà umana più di solidarietà di altre cose. Io la penso così, sono tanti che la pensano così secondo me. Vede, questi ragazzi sono ragazzi venuti da altri paesi, no? Dall'Africa, da posti dove c'è guerra, c'è fame, c'è tutto. Stasera si sentono proprio felici di condividere questo momento insieme anche tutti gli abitanti di Vasso, il popolo di Vasso, che sono molto accoglienti, li ringrazio tantissimo, veramente. È una bellissima serata. Comunque stasera è una bella emozione per tutti i nostri ragazzi immigrati che vogliono integrarsi qui in Italia. Abbiamo dimostrato, loro hanno creato, sono venuti fuori con una bella idea, siccome che loro sentono l'integrazione in Italia, non tutti vogliono questi ragazzi di colore, sono venuti fuori di chiedere una cosa per dimostrare l'Italia, chi sono loro. Ragazzi sono ragazzi che sono veramente vengono dall'Africa per creare un futuro per la loro famiglia. Quindi stasera abbiamo dimostrato un'emozione di dimostrarvi, gli italiani, che stasera questi ragazzi, questi sono gli obiettivi di socializzare in Italia, per integrare in Italia. Quindi è una bella soddisfazione, abbiamo anche visto quelli che i ragazzi sono venuti fuori, poi stamattina abbiamo fatto una bancarella per dimostrare quelli che hanno, quelli che vogliono fare, il motivo quale stanno qui in Italia, per dimostrare l'emozione degli italiani, per voler creare una socializzazione tra gli italiani che vogliono integrarsi qui in Italia. Voi vivete a Palmoli, come siete stati accolti dalla città? Con le persone del posto, innanzitutto un ringraziamento al sindaco, che ci ha accolta benissimo, abbiamo un bel rapporto, una collaborazione incredibile, pure le persone del posto, la gente che ci hanno accolto tantissimo, non ci aspettavamo questo accogliamento, comunque non ce l'aspettiamo, infatti l'avviso che con loro ci abbiamo anche darci una mano per fare laboratorio, ogni cosa che facciamo, le persone del posto siamo sempre d'accordo di andare sempre avanti, una cosa incredibile, non ci aspettiamo. Comunque grazie ancora al sindaco e le persone del posto, la gente di Palmi, meravigliosi, e Lentella, grazie a tutti quanti. Buon Natale a tutti quanti, a tutti i colori, Happy Christmas everybody, non solo un solo cubani, Natale, Christmas, solo cubani, solo cubani. Thank you, grazie, nagore, sobodi, a tutti. Allora guarda, è un'esperienza, guarda, meravigliosa, e la cosa più bella è avere un sogno e poterlo realizzare ed esserci riusciti, devo dire, alla grande. E il tempo è stato dalla nostra parte, ma un'organizzazione perfetta, un grande grazie al Comune di Vasto che ha creduto in questo evento, un grande grazie alla Confesercenti, a Paola e Simona, a Simone Lembo e Paola Fiore, un grande grazie all'Officina in Fermento, Paola Fiore e Silvia Davini, alla Rico Clown, che siamo noi, e sono qui con un'altra associazione clown, We Clown di Pescara, che ci sono venuti ad aiutare, a sostenere in questa organizzazione. Ci sono tante associazioni di volontariato e ci sono tante scuole private, paritarie, statali. È una giornata meravigliosa per condividere un sogno, quella che è la solidarietà, lavorare, costruire, progettare per aiutare chi ha più bisogno. È vero che è un periodo di crisi per tutti, però tutte queste persone hanno lavorato per sostenere qualcun altro e mi sembra che è un concetto meraviglioso. C'è una grande voglia di lavorare, di impegnarsi, di partecipare. Tutte queste persone hanno lavorato di giorno, di notte, nel tempo libero, le mamme, i bambini, le persone grandi, tutte per questa giornata, per sostenere la Caritas, le case famiglia,
per sostenere adozioni a distanza, progetti più lontani, progetti più vicini. La solidarietà è un concetto molto molto bello, non ha religione, non ha appartenenza e non ha colore. La città di Vasso ha dimostrato alla grande questa cosa.